E ma sapete come lo è? Una mica prima volta. No, no, no. E io dico che c'è un animale e con Giove a nulla di parlare con lui. No. E vabbè, allora vi lascio. Ma ce ne riparleremo. Osavi. Cosa? Siccome mi vedo ora e nessuno do capa mia, allora dimmi qual è questa bestia, come posso conoscere e vuoi giocare con i miei amici e non ti scomoderà mai più. Si chiama Enzo. Ha una veretta Pokémon. E fa 1,20 m. 1,20 m? Che è gente a scuola di un moviolo? Finisce da qui a una mezz'ora se vuoi li vede. No? Je suis crevée. Qu'est-ce que tu as encore? Je sais pas. Je déprime. C'est parce qu'ils t'ont pas appelé pour le match de foot ce soir. Désolée, hein, mais je leur ai dit que tu allais pas venir. Ah bon, pourquoi? Parce que Loulou, il m'a dit que tu jouais comme un poisson dans un aquarium. Pareil que tu regardes passer le ballon la bouche ouverte. Non, je suis pas un poisson. Et tu sais ce qu'ils disent tous sur moi, sur le terrain? Je suis un loup. Un loup! Mais le loup? C'est aussi un poisson, hein? Oh, je suis fatigué. Meurs fatigué. La maman des poissons, elle est bien gentille. Ah, qui dit cœur. Oh, Pôle emploi, mi demande à nous, bro, je cherche vraiment un travail. Sinon, mica c'è nous doute. Tu dis non, cherche lui vraiment un travail. Ma si scemo, so bien au chômage, oui, oh. Se mi vuoi aiutare. Ma la sicuro? Dimmi che sto giunta di un mandato di lavoro e tu mi fai un'attestazione. D'accordo, ma senti. Allora abbiamo l'affare nei regole, vero? Tu bene, mi mangi, e io riguso, e dopo quell'attestazione ti faccio, va bene? Va bene, allora. Bonjour, monsieur Joseph Cookie. Oui? Je suis sans emploi et je cherche un travail. Il y aurait quelque chose chez vous? Mais bien entendu, mon ami. Je cherche justement un apprenti, voyez-vous. Oh, ma guidi. Allez, singa già a douane. Ah, bah oui. Alors, attends. Prima go l'ambar et mi bi una bière. Dopo di derai una vella spazzadella alla tele. Mi smonte su mudor e guala. Dopo mi go li siuidone in cantina. E quando ti avrai gompio du tu, guè? Noè, dimissione, giù. Allez. E voilà. Guè, se lo droa, quello che ha inventato il lavoro, gli dirà una cappucciata. Ce ne vuoi musurta. Ce ne vuoi musurta. N'a d'une tête, y'a dit tout type. Si n'impi pas di me, hein. On parla mai. Eh ben, mandalo a spasso. Di già fatta. Ma bolta, vole ripiglia. Mi fatiga, vedi. Se lui ti cerca, ti fatiga. Se lui si n'impi, pa n'hai una tecia. Cosa voli? Voglio parlare di amo vita. Manco tu mi stai a sente. Perché io conosco a tua vita. Si chiama André, l'hai chitato sabato. E awa, vole ripiglia e ti mando piede di texto. Voli che ti leggi il texto? Perché ti l'ha mandato anche a te? Ma no, a tua vita non ta Facebook. Vedi, non c'è che Facebook che mi capisce. Mi sta a sente. E contemo disgrazia a tutte le mie amiche. Bande ipocrite. Qui ça? Oh, c'est des vieux amis qui me demandent si je regrette pas de m'être installé au village. Pourquoi ils demandent ça? Ils font les malins parce que dans les grandes villes, il y a les musées, les expos, les concerts. Mais enfin, c'est quand la dernière fois qu'ils sont allés voir une expo? Ils y vont jamais. Mm. Ils vont jamais au musée ni au concert. Ils ont jamais le temps de rien. Tandis que nous, au village, on peut aller se promener, on peut aller faire son potager, on peut aller à la pêche. C'est autre chose. C'est quand la dernière fois que tu es allé te promener dans la nature? Depuis quand on a un potager? Et c'est quand la dernière fois? Ouais, c'est que bon, ça va. Hein? Bonne nuit. Mais c'est quand, et c'est quand? Hein? Sai che il cristianesimo è quantunque una religione comunista? Non importa che sono nemici, insomma. E hanno le stesse idee. Oh, basta, io. Pure che Gesù Cristo e Lenin sono gli stessi. Ah, fuori di avare, non vengo mica. Beh, e io penso come Edi. Ha le stesse idee, vedi?
Chi è, per esempio? Che noi siamo tutti fratelli e chi ce l'asperte o poco che avevamo, vedi? Ma cosa siamo? Tu non hai nulla e buoni esperti. Ma se Matteo ha detto, il primo sarà l'ultimo e l'ultimo sarà il primo. Vuole un consiglio? Con Matteo, Costine, più che mai oggi assieme? Ah, qua è un nemico, non importa chi crema, né? Per te pigliamo colore rene muante, eh? Dopo appena di fondo di teint, perché luci già appena, vedi? E dopo, bella sicura, travaglia zona te. Dopo un illuminatore in tua mano, tu sotto a luce per accendere lo sguardo, vedi? Vego. E infine, bella sicura, ti fai luce, mascara, eyeliner, blush e gloss. E per i capelli non hai nulla. Perché? Per coprire il tuo capello bianco. Come? In tua? Luisa!